Ciao Marco, Vanin è un esperto in grado di fare le sistemazioni in collina, sia le perforazioni per la ricerca di acqua, sia gli scavi per il deflusso dell'acqua in eccesso e anche per la creazione delle piazzolle. Ecco, qua siamo di fronte a una macchina che voi denominate ragno e qua siamo nell'eroico più spinto, cioè nel senso che tu mi dicevi l'altro giorno questa macchina va dove a piedi non si riesce a camminare. Ecco, questa macchina si chiama ragno perché diciamo ha la funzionalità di riuscire ad andare senza essere invasiva sui terreni, riesce a creare dei passaggi di pendii difficili in modo da poter creare delle viabilità un po' più agevoli per chi lavora sul vigneto, insomma. Bene Marco, poi ci spostiamo a vederne un'altra, anzi la vediamo qui di fronte. Abbiamo parlato di drenaggi, questa è un'escavatrice che crea dei solchi senza far crollare, senza far scendere la collina per la posa di tubi di drenaggio. Quanto è importante gestire l'acqua in eccesso in collina? Beh, diciamo tutta l'acqua che possiamo gestire dalla pioggia sarebbe bene recuperarla e quindi gestirla con delle canalizzazioni, dei laghetti e quant'altro. Questo macchinario qua è un macchinario non invasivo, riesce diciamo a tagliare il terreno anche se è roccioso, difficoltà in certi posti, senza diciamo demolire la superficie e quindi diciamo sempre nell'ambito diciamo di tutelare il terreno, perché meno roviniamo il terreno più lo tuteliamo per la nostra vigoria delle piante. Ecco, tutelare il terreno e fermare quell'acqua che in certi periodi è in eccesso e può creare dei ruscellamenti, fermarla per il periodo estivo nel quale c'è estremo bisogno di acqua di irrigazione, quello che stiamo vedendo come in questo caso in questi giorni. Aver creato dei laghetti, aver creato dei bacini degli importanti invasi, esatto. Avrebbe avuto una funzione importante in questo periodo che ci avrebbe dato un po' di polmone per sopperire al periodo di siccità. In più, in fondo, vediamo un'altra macchina che è una perforatrice, perché laddove voi individuate la possibilità di intercettare delle vene con dell'acqua, avete la possibilità di perforare e quindi di pompare l'acqua in superficie. Diciamo che ci sono delle zone inaccessibili per dire dal consorzio Brentelli e quant'altro, quindi diciamo si può attingere a delle falde che ci sono sul terreno facendo una perforazione mirata e poi attingendo l'acqua e creando diciamo con degli impianti particolari, principalmente a goccia, da non sprecare tanta acqua e dare la possibilità alle viti di sopravvivere insomma in questo periodo, specialmente in questi ultimi anni che la siccità si fa sempre più sentire. Grazie Gianmarco e buon lavoro. Grazie.